Ciao Rettore di Ginger Generation, siamo oggi in compagnia di Fasma, ciao, benvenuto. Ciao, siamo qui mille. Per a Sanremo, sì. Per parlare della tua canzone, per sentirmi sì. vivo. Raccontami allora, appunto il testo di questa canzone e il suo significato. Allora, il significato delle mie canzoni non lo do mai, okay. Perché non mi va di indottrinare le persone, non mi va di condurre le persone a vedere quello che vedo io, ma mi piace che questa musica può essere versatile, perciò che tutti si possono creare le proprie immagini. Okay. Questo è quello che secondo me è questa canzone a livello di significato. Poi ecco, questa canzone è stata scritta in un momento nel quale avevo tanta voglia di far uscire quello che avevo dentro. Vorrei che potesse essere libertà per tanta gente e vorrei che potesse essere liberazione da un peso che a volte ci portiamo dentro, che è quello del passato che a volte ci incatena a un presente che non viviamo. Perciò il consiglio che do a tutte le persone è quello di far del nostro passato la nostra più grande forza, il nostro più grande maestro per un futuro migliore. E che cosa che ti fa sentire vivo? E in questo preciso momento la vita, le persone, la musica, però devo dire che è partito tutto dalla musica. Senza la musica io non sarei vivo, mi sarei piegato alle mie insicurezze, al mio modo di essere, al mio modo di non essere, e grazie a questa musica oggi sono, e perciò mi sento vivo proprio per questo. Quando sono sopra quel palco mi sento come vorrei essere, e quando il giorno che riuscirò a portare anche quello là che sono sul palco nel mio quieto vivere sarò felice. Quali sono gli artisti delle nuove proposte con cui hai stretto più amicizia? Beh, sicuramente con tutti i ragazzi che ci hanno accompagnato nel cammino di Sanremo Giovani, perché comunque siamo tutti giovani, non si è mai vista questa gara che magari gli altri possono vedere da fuori. Da dentro ti posso dire che vedo tanti ragazzi che hanno voglia tutti di mettersi al 100% e di metterci la faccia, mm-hmm. e di tanto rispetto reciproco, che è la cosa più bella secondo me. E perciò ci è dispiaciuto un po' a tutti, secondo me, di vedere questa competizione fatta a eliminazioni. Mm-hmm. Me la stiamo un po' chiamando come cecchini da fuori, capito? Però ecco, si vive la musica al 100% e si cerca comunque di tenere lontano questa competizione dal rapporto umano, che a me non piacerebbe neanche. Tu sei affezionato a qualcuno in particolare? Beh, affezionato devo dire che comunque ci stanno Fati. Con Fati abbiamo stretto un sacco, pure con Marco e pure con Leo. Per appunto con loro abbiamo creato un bel rapporto, è stato detto un bel rapporto proprio di umanità. Okay. E quando vedo umanità dietro un mondo che viene descritto come un mondo sistematico, un mondo in cui i valori vengono appiattiti, si dice? Sì, perfetto. In schermi e basta, è bello vedere che dietro rimane questa umanità. Raccontaci chi è Fasma, raccontaci qualche curiosità su di te e perché ti chiami Fasma. Allora, Fasma è la mia idea di musica, quella di poter comunicare senza aver bisogno di esserci presente di quella persona. Perciò l'idea della musica nelle orecchie, no? Le cuffiette nelle orecchie, mi godo nel mio mondo. Io cerco di portare le persone nel mio di mondo, cercando poi di far sì che questo mondo lo possano far loro. Perciò ti dico che Fasma è il mio modo di essere, ma soprattutto vorrei che Fasma sia il modo di essere di altre persone. D'altronde ora sta per uscire il 28 febbraio questo nuovo album che si chiamerà Io sono Fasma, e proprio va a racchiudere questo messaggio. Perciò il messaggio un po' io uno nessuno 100.000, si potrebbe dire, che è questo senso di non appartenenza a livello fisico a Fasma, ma solamente a livello mentale. Perciò far sì che questo messaggio possa uscire al 100% grazie a questa musica. Tu hai già tanti fan, soprattutto giovani, e sono in tanti a paragonarti in qualche modo a Ultimo. Volevo chiederti se ti piace e cosa ne pensi di questo paragone. No, io penso che paragonare gli artisti sia molto sbagliato in senso buono. È un bellissimo paragone, c'ha una carriera degna di nota in senso buono, e chi non lo potrebbe dire? Credo che sia l'ispirazione di ogni persona a riempire uno stadio, di ogni artista, vedere per tutte quelle persone che cantano le tue canzoni. Io lo rispetto un sacco a livello artistico, però ecco, sinceramente penso che comunque i nostri progetti siano identificativi ognuno col proprio nome, perciò spero di portare quello che sono e non quello che è come quello, diciamo. Ti faccio un'ultima domanda. Certo. Hai parlato in diverse occasioni del fatto che all'inizio della tua carriera tanti ti dicevano che non saresti andato da nessuna parte, eccetera. Sì, sì. Che consiglio daresti appunto a chi ha il tuo stesso sogno? Io dico di perseverare, perché bisogna guardarsi, io come dico sempre, ti devi guardarti allo specchio.
quelle persone che giudicano, giudicano un momento di quello che tu sei, non possono giudicarti come persona. Io ti posso dire che a volte l'insicurezza personale è l'insicurezza peggiore, è quella che poi ci porta a giudicarci ancora di più come davvero magari ci giudica il prossimo. Perciò quello che dico è partire da se stessi per, anche se so che è difficilissimo, di avere fiducia in se stessi per cercare di avere poi fiducia nel prossimo. Perciò quello che dico è iniziate a combattere, ma non lottate in senso cattivo, combattete per la realtà, non vi nascondete dietro questo mondo che ci dà molte distrazioni, ma cercate di essere il più veri possibili con voi stessi, cercate di essere voi stessi al 100%, che secondo me quella è la chiave della serenità. Penso che siamo tutti individui, ma facciamo parte di una collettività. Un saluto da parte di Tiberio in Arte Fasma per tutti i lettori di Ginger Generation. Vi auguro una buona giornata, un saluto da VFK e vi ricordate sempre che VFK è famiglia.